Sarà un Natale ricco di appuntamenti quello che si svolgerà quest'anno nel comune di Mondolfo grazie alle tante associazioni del territorio. A segnare ufficialmente l'avvio delle festività natalizie sarà l'accensione dell'albero interamente realizzato all'uncinetto domenica 3 dicembre alle ore 17 in piazza Borroni. Tante iniziative su tutto il territorio comunale che sono state rese possibili grazie alla collaborazione, alla grande sinergia e il lavoro di squadra tra il comune di Mondolfo, gli uffici comunali, in particolare l'ufficio turismo e l'ufficio cultura e le associazioni del territorio. E come amministrazione comunale ringraziamo le associazioni ma anche i tanti volontari che con grande impegno, passione e dedizione sono impegnati per ricreare la magica atmosfera di Natale su tutto il territorio comunale e rendere accogliente la nostra città. E il programma completo delle iniziative sarà possibile consultarle nella pagina social Destinazione Mondolfo Marotta, quindi anche sul sito del comune di Mondolfo e sulle pagine delle associazioni che assieme al comune organizzano gli eventi. Lo spazio quest'anno è stato dato alle iniziative di carattere culturale con mostre, presentazione di libri e momenti musicali. Dal 25 di novembre la mostra Elementi, visioni multiple di materie prime, che vedrà l'espressione artistica di sei donne uniche nel panorama dell'arte contemporanea italiana. La mostra sarà presso il Salone Aurora del complesso monumentale di Sant'Agostino e sarà aperta fino al 14 di gennaio. Poi avremo altri due appuntamenti della rassegna letteraria estiva nell'edizione invernale con Alessia Piperno che verrà a presentare un libro autobiografico, Azzadì, che è una storia di prigionia ma anche di libertà, edito da Mondadori. Poi avremo un secondo appuntamento il 15 di dicembre con Sandrone Dazieri, uno dei maggiori esponenti del panorama noir e thriller italiano. Saranno presso la biblioteca comunale Bernardino Genga, sarà un ingresso gratuito però con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Domenica 13 dicembre, in occasione della prima giornata dei mercatini natalizi, avremo un evento unico nel suo genere, che è sempre una prosecuzione della rassegna musicale Tramantici, Festival della Fisarmonica. Avremo una sonata per le vie del borgo, dove ci sarà il direttore artistico del festival Roberto Lucanero con gli organettisti di Castelfidardo. Dopo questo concerto itinerante, in piazza ci sarà un ulteriore concerto con il duo Acefalo. E poi non mancherà la musica, con due appuntamenti entrambi nella collegiata di Santa Giustina. Il primo concerto è quello del Corpo Bandistico Santa Cecilia, il 16 dicembre alle 21.15, mentre il secondo con quello degli alunni della scuola secondaria Fermi, il 17 dicembre alle ore 17. A creare un'accogliente atmosfera nei luoghi più caratteristici del territorio per il Natale più bello nel Borgo più bello, edizione 2023, saranno le Proloco di Mondolfo e Marotta. Un Natale fortemente orientato verso i bambini, verso il gioco e direi comunque verso le tradizioni. I bambini in particolare troveranno tutte e tre le domeniche con modalità distinte l'animazione di Art Fun. Per quanto riguarda il divertimento, ci sarà la corsa dei biroccini che avverrà il 10 e il 17, ci sarà tanta musica in ognuna delle tre domeniche e ci sarà un allestimento fatto con all'uncinetto, con gli alberi, il presepe, con una nuova casa, un villaggio di Babbo Natale che sicuramente sono la grande novità di quest'anno. Abbiamo aggiunto al calendario un evento molto particolare che ricorda il Mare d'Inverno, brand ormai famoso per il nostro territorio da diversi anni. Quindi il 23 dicembre in Piazza dell'Unificazione, grazie alla collaborazione tra Proloco Marotta, Comune e Associazione Bagnini, faremo un evento molto particolare sotto l'albero. La location verrà allestita in una maniera abbastanza anomala, visto il periodo. Quindi vi aspettiamo tutti nel nostro comune per festeggiare il Natale tutti quanti insieme. Infine spazio anche a Presepe Paese, un vero e proprio presepio vivente ambientato tra le vie e gli angoli più caratteristici del centro storico di Mondolfo. In programma martedì 26 dicembre, sabato 6 gennaio, dalle ore 17 alle ore 19, organizzato dalla parrocchia di Mondolfo.